La grave crisi economica che ha stravolto l'economia del paese si avverte pesantemente e sempre più anche in Sicilia. L'agricoltura, il turismo, l'artigianato, il commercio, l'edilizia e il terziario sono tutti in crisi. Urgono leggi e misure straordinarie per ridare fiducia agli imprenditori, per rimettere in moto quindi l'economia siciliana e poi quella nazionale. L'Associazione Siciliani Europei ha tenuto un incontro sul tema sostegno alle attività produttive, a cui ha partecipato tra gli altri l'onorevole Camillo Oddo, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Onorevole Oddo, a Petrosino per parlare economia, è possibile dare un sostegno alle attività produttive? No, è possibile, è una scelta strategica che noi abbiamo fatto da tempo e che rispetto al ruolo che stiamo svolgendo di sostegno al governo dei tecnici a livello regionale dobbiamo necessariamente ora farla diventare realtà. Le piccole e medie imprese siciliane, quindi stiamo parlando evidentemente di segmenti che vanno dall'agricoltura, all'artigianato, al commercio, ai servizi, tutto un campo molto ampio, ha bisogno assolutamente non solo di sostegno, ma ha bisogno di misure specifiche per crescere, perché è strategicamente, secondo me, il modo come far crescere quest'isola e come affrontare la questione della disoccupazione, perché un'impresa che chiaramente si organizza, si potenzia, vuole crescere, col credito d'imposta da un lato che abbiamo messo su e che a momenti produce i suoi effetti, perché noi andiamo ora a finire la sperimentazione del software e entro aprile parte tutto, col credito d'imposta per l'occupazione, quindi che chiaramente è legato sempre a investimenti, con il modo come si può utilizzare bene tutto ciò che è finanza europea. Abbiamo un mare di miliardi di euro da spendere bene, c'è un ritardo enorme, hanno fatto male in questi anni, male, è un disastro, dobbiamo cercare da questo punto di vista di rimodulare quello che è il Porto Sicilia 2007-2013 e trovare la giusta dimensione per fare cose serie, infrastrutturare quest'isola, venire incontro alle esigenze delle imprese e così via, abbattere in questo modo i costi dei trasporti, fare in modo che l'agricoltura si chiuda il progresso e si pensi anche a affrontare la crisi strutturale perché deve competere sui mercati. Cioè, bisogna totalmente cambiare anche lo schema rispetto al quale hanno dato prova di non saperci fare, di un'incapacità di governo. No? L'incontro che si è tenuto presso la Sala Azzurra a Petrosino è stato incentrato principalmente sulle tematiche agricole e ha visto gli interventi del responsabile della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, Vincenzo Maggio, e il vicepresidente della cantina sociale Colomba Bianca, Filippo Paladino. L'agricoltura siciliana e in modo particolare la viticoltura del territorio trapanese stanno attraversando uno dei periodi più bui della loro esistenza. Coltivare la terra è divenuto una pratica antieconomica. Per un ettaro di vigneto curato come si deve, ovvero a norma di legge, occorrono circa 2.500 euro l'anno, contro una resa produttiva dello stesso vigneto, quindi di un ettaro, che non arriva neanche a 2.000 euro. I vigneti vengono ancora coltivati dalle nostre parti per forza di inerzia e per lo più da ultra settantenni che, essendo pensionati, non hanno l'esigenza primaria di coprire la giornata lavorativa remunerata. Andrò parlando una convention sull'economia, è possibile dare un sostegno alle imprese di questa provincia? Solo è possibile, diciamo, continueremo a dare un sostegno alle imprese agricole di questa provincia, come si è dimostrato in questi due anni. Cioè, l'azione politica di questi anni ha dimostrato che quando si vuole e si fanno le norme rispettose, diciamo, dei regolamenti sia nazionali che comunitari, anche con le poche risorse che ci sono è possibile dare risposte concrete. Oggi abbiamo detto che già parecchie cose che erano state dette negli incontri precedenti sono in realtà, a cominciare dalla questione della peronospora. Dopo 4 anni i nostri viticoltori stanno vedendo finalmente soldi in tasca. Abbiamo illustrato tutte le problematiche che riguardano la questione del credito, lì bisogna dire che malgrado ci sono state le risorse finora, ci sono le esigenze di molte aziende che hanno bisogno di avere il credito agevolato, abbiamo notato che le banche non stanno erogando i soldi, per cui stiamo cambiando strategia, cioè invece di dare prestiti agevolati che poi nessuno prende, creare un fondo di garanzia, e questa è una delle proposte che abbiamo illustrato, che possa, alla stregua di un fondo nazionale che funziona molto bene, e poter garantire, diciamo, la restituzione dei soldi da parte dei nostri agricoltori, per cui approvata questa norma anche questo problema verrà risolto. E più poi, come insomma, si è potuto notare, non solo abbiamo parlato di interventi di sostegno, ma abbiamo parlato concretamente di azione strutturale, dalla norma sulla ricomposizione fondiaria che è stata presentata, ma le cose già fatte, come questa norma che ha consentito a molte cantine del nostro territorio di rimettersi di nuovo, diciamo, in carreggiata, usufruendo di un contributo della regione che
ha finalizzato questa volta diciamo il denaro pubblico non a una distribuzione a pioggia, ma a cose estremamente concrete come quella di andare sui mercati, ed è quello che finalmente parecchie nostre aziende stanno cominciando a fare.